Bella raga, siamo tornati. Cazzo. Bella raga, siamo tornati. Volevo chiedere scusa a tutti quanti, amici, parenti, sostenitori, ma di recente non ho avuto molta voglia di editare. Però siamo qua, con non uno, ma ben due video editati e pronti a essere spediti al pubblico. Ma io voglio chiedere una cosa. Ok, questo video uscirà alle 2 di pomeriggio, con ogni probabilità, il che vuol dire che se entro le 8 di sera, 6 ore, questo video arriva a 25 like, che sono numeri grossi, uscirà il secondo video stasera, altrimenti il weekend prossimo, così almeno non devo editare per un'altra settimana. Questa cosa mi farebbe un botto felice, però so anche che parenti, amici e sostenitori, gli stessi di cui parlavo prima, mi hanno chiesto molto di far uscire video di recente. E io non l'ho fatto, quindi sarebbe il minimo farne uscire due lo stesso giorno. Però solo se arriviamo a 25 like. Quindi spingiamo sto video. Aiutatemi, per favore, c'ho bisogno di vedere che qualcuno si guarda questi video, altrimenti veramente non c'ho più voglia di editare. Detto ciò, dall'intro gratta like, che quei pechegni spostati, da me, dalla Sherpa Campioni d'Italia, è tutto. Sigla. Siamo ritornati, porca troia! Motherfather! Ma puoi dirlo forte, Sammy! Perfetto. Il video inizia con me e Laura. Un bacione Laura, che andiamo a Sacramento a fare una grandissima crociera sul fiume Sacramento con altri exchange student. Fun fact, gli exchange student che sono in California in questo momento sono per il 50% italiani e per il 99% donne, tipo che l'unico coglione che ha il pesce sono io. Ci sta, andiamo alle clip. Guarda quanto è stato pirlo. Marca Draco, per la bellezza di 45 dollari, so per giorno. Che faccio? Coppo? Allora, questo è il panino preferito di Laura, che è qui che si gusta il suo. Se fa schifo sapete chiedere la colpa. Scusami. Figurati. Bella raga, siamo qua con mia sorella, non mi ricordo il suo nome, Jean. Jen, siamo qua con Jen. Comunque c'è 50 special in sottofondo. Aspetta. Non capisco perché mettano Cesare Cremonini in barca al Sacramento, però ci sta. Say hi again. Hi. Minchia, che figa questa. Ok raga, sto morendo, ve lo giuro. Ho scoperto che la francese dice Welu. Yes, say wesh wesh to the vlog. Wesh wesh. Wesh wesh. Aiuto, sì. What's your favorite thing in America so far? Absolutely. Peanut butter jelly sandwiches. Love that. Yeah. What's your favorite thing in America so far? All your fast food. Which one? In-N-Out Burger. All of them? Awesome. Eat it all. Bella raga, sono un botto emozionato perché è stata una bella giornata e sta diventando ancora più bella perché andiamo a giocare a calcio stasera. Infatti, con questa faccio le magie, non ve lo dico neanche. Ci vediamo al campo da calcio. Ma ragazzi, siamo io e Enzo. Enzo, sei high? Stop. Vediamo. Finito la mia partita, prima volta che gioco a soccer. Perché mi è partito il polpaccio, perché non bevo abbastanza. Com'è? Beh, è pieno di messicani che sono tipo i marocchini locali. Nessun odio per i messicani o i marocchini, semplicemente sono quelli che schillano e non passano la palla. Un saluto a Yas, un saluto a Riyad. Che per carità sono bravi alcuni, però altri no. Però ho imparato un po' di messicano. Conche tu madre, così quando non ti passano la palla lo spari lì
ti prendi due cazzotti. Miglioreremo, miglioreremo. I remember weird stuff like that. Right. Yeah, I remember weird stuff like that, but then I don't remember your birthday. I'm sorry, no, I'm for sure remembering. I know, and it wasn't the code word for that until like 1990. So before that, it was, well, they argued that Hitler was either on 419, I think it was either 419 or 420, so that was my big claim to fame. And then in around 1990, it was in the early 90s. Some kids in like north of San Francisco, in the Bay Area. Siamo qua, mio fratello di Madrid, Napoli, Napoli con Italia, la maglia di tutta Italia. Fa vedere Lollo Insigne. Mamma mia, crack bro. Ciao, ciao, un bacione. Are you ready? Maybe. You are? Yes. Okay. Allora, penso che sia arrivato il momento di fare la lavatrice e pulire un po' per terra. Però a parte questo, non so se vi ricordate la raccolta fondi di qualche video fa, mi è arrivato adesso il premio per aver venduto 20 tickets. Cioè, guarda sto zaino quanto è pulito. Footy il football, cioè scusami. Ma tu ce l'hai queste, cioè. Cioè, guarda un attimo. Ecco qua. Tac. Allora, in pratica il mio amico Aaron qua è uno sbirro e quindi per segnalare le cose che succedono nel campus c'ha sta. C'è sta mazza. È un walkie talkie però è giga enorme. Yo Ellie, look at Freddy. Look at Freddy. Ok, in pratica mio cugino Mason, che ringrazio, mi ha regalato questo grandissimo posacenere che abbiamo chiamato Mike. È veramente bellissimo, io lo... thank you Mason. Comunque è divertentissimo il giorno prima delle partite. Nell'ora di ginnastica facciamo meditazione, il che vuol dire che dormiamo per 20 minuti in classe. È divertentissimo. By that time, I was already pregnant with our first child, Leone. Leone was born in Los Angeles. He and Victoria are my biggest joy. Vito is a little angel. Do you guys want to see some pictures? You guys can check my Instagram. It is now. Dad gave me a job, poison checker. That's right, poison checker. Bella raga, spero si senta. Oggi è la partita per il cancro al seno. Quindi tutti quanti siamo vestiti di rosa e speriamo vada bene, perché se perdiamo questa partita mi sa che siamo fuori dai playoff. Non ci piacerebbe. Siamo al braccialetto, sì. Vergora, vergora. Contro il cancro, ce l'abbiamo. Ciao, eccomi, sono di nuovo io. Allora, la spiegazione di quello che state per vedere è molto divertente, quindi tenetevi forte. Nell'ora di dramma ci è stato chiesto di presentare un monologo di un personaggio che ci stava particolarmente a cuore, un personaggio che avremmo dovuto rappresentare nella sua interezza, della serie che ci saremmo dovuti anche vestire da lui. Soprattutto ci è stato richiesto di imparare a memoria il copione. Secondo voi avevo voglia di imparare a memoria un copione? Non so. Sì? No. Se riesco metto anche il voto qua in alto. Avete votato? Perfetto. No, non avevo voglia. Quindi come vedrete dalla clip, io non ho imparato a memoria il copione e stavo leggendo da un gobbo, sembra si chiami gobbo, quello che hanno tipo i cantanti durante i concerti sul palco, leggevo mano a mano tutte le cose che avrei dovuto dire. Ecco com'è andata. Whenever they ask me to talk about those 33 seconds, I don't even know where to start. It's like trying to capture lightning in a bottle, reliving the most incredible moment of my basketball career.
but I'll do my best to take you back to that night. It was December 9, 2004, and we were playing the San Antonio Spurs. We were down by 8 points and just 35 seconds on the clock. 8 points may not sound like much, but against the Spurs, it felt like an enormous mountain. Tutto bene, tutto figo, no? Il problema qual è stato? Che io non sono inglese e si vede, si sente più che altro e a un certo punto non ce l'ho più fatta e ho dovuto sfornare la mia cara vecchia improvvisazione. Comunque vada, ho preso un grandissimo B+, che è tipo 9, quindi chi si lamenta esattamente? And with a quick dribble, I drained another 3. Suddenly, the lead was just down to 2 points, but time was running out, so we had to fall. And when the Spurs made one of the two three throws, three points down. Yeah, when the Spurs inbounded the ball again, we had to fall, and they made just one of three throws, so we left being down by one with just 1.2 seconds left on the clock. Bella raga, oggi sono alla partita dell'Enterprise e sta succedendo una roba divertentissima. In pratica stanno performando le cheerleader della squadra avversaria e tutti si sono girati, cioè guarda qualche roba. Tutti sono girati dalla parte sbagliata per non guardare le cheerleader, è bellissimo. Raga, c'è un'occa in campo. Ci sono le cheerleader che ballano e c'è un'occa in campo. C'è un'occa in campo. Ballo. Ma a me sembra lo stesso dell'altra volta. Sempre il culo muovo. Dopo parte la scritta. Bella raga, oggi siamo qui con Joaquin che rate il mio drip. Ok, facciamo una lavatrice assieme perché questa è la giornata. E poi Joaquin, che facciamo? Huh? Do you like it? Yes, daddy. Okay, thank you. Alright. No, don't worry. I'll put under this. Sarò con te. Sarò con te. Non devi Goodbye, Teddy. Comunque, bella raga, sto vlog sarà di nuovo venuto di 6 minuti, però che devo dire? Sono di nuovo qua che faccio le lavatrici, sono le 7:30 di sera e non ho ancora finito di fare le lavatrici, sto facendo ora la roba bianca, qua sto asciugando, boh, e qua c'è la roba tipo colorata. E devo ancora fare le lenzuola. E voi mi direte: non dovresti fare così tanti carichi di lavatrice? Io vi dico: lo so, ma non mi interessa. Quindi, ciao. Bella raga, oggi siamo su un ponte. Sono vestito come un prigioniero di guerra, ma non fa niente. E siamo su questo ponte perché a quanto pare è l'unica cosa famosa che c'è vicino a dove vivo, ossia Reading. E dovrebbe essere un ponte meridiana. Boh, vabbè, adesso ve lo faccio vedere. In pratica questa è la meridiana. Vabbè, quella è mia nonna e quella è mia sorella. E quindi in teoria col sole dovrebbe proiettare. Però visto che non si vedono ombre da nessuna parte, mi sa che questa roba non funziona per un cazzo. L'unica cosa divertente che c'è su sto ponte sono gli sbirri che vanno in bicicletta per controllare che nessuno si butti giù. Molto divertente. Che qualcuno si butti giù, intendo. Là mia nonna sta facendo amicizia con un simpatico signore a petto nudo. Quindi nulla, è una normalissima domenica pomeriggio in quel di Reading. C'è un tipo che c'ha la maglia con scritto Chapo, ma che cosa sta succedendo? Un saluto al mio amico Rosario, ciao Chapo.
Non so se ho filmato il panorama, nel dubbio lo rifirmo perché tanto sono clip in più. Toh, guarda che dai, carino. Questo dovrebbe essere il Sacramento River. E se non lo è, chiedo scusa al Sacramento River. E quello è tipo, boh, Mount Shasta può essere. Che ce ne so? Boh, ora siamo sotto il ponte, che io su Minecraft lo facevo meglio. Lì c'è sempre il sole, facciamo un po' così che almeno, sai, è bellino vedere. Oh, guarda che bello il sole. Lo guardano tutti anche in Italia. Comunque, sì, quella è la fam. Esce la famiglia e boom, lì c'è un tipo che cosa sta facendo? Boh, questo è solo lui. Perfetto raga, per questo video è tutto. Come vi ho detto, 25 like entro le 8, spolliciate, commentate, condividete il video. Oddio. Oggi saluto tanto mia nonna, che è il motivo per il quale stamattina mi sono alzato e ho detto cazzo, oggi edito. E soprattutto mando ancora un grande saluto, un grande abbraccio al mio amico Corra. Ti voglio tanto bene, Co. Ancora un grande saluto da me, la Sherpa Campioni d'Italia, lo schermo bianco che mi sta accecando. Noi ci vediamo questa sera alle 8. Ready, ready! Thank you guys for watching. If you enjoyed the video, make sure to drop a like, a comment. If you want to see more videos like this, thank you for watching.